Gaspero, 24 Rescia, 26 Zucchi, 27 Sicuro, 28 Conte Serafini, 79 Ripoli, 81 De Gaspari, 82 Vivo di Lorenzo, 85 Baretti, 38 e Pellegrini, 43 2 minuti alla partenza. Parte con 3 Irgica di Prada con numero 8 di Pugliesi Van Carrer con 9 Eduardo Bozza con 10 di Tommaso Tavolta. Parte che riesca a fare la libero dei ragazzi di 17-18 anni. Buona fortuna di tutti voi ragazzi. Aleros! Aleros! Ale, Aleros! Ale! La sua palcata il mondiale del 79 a San Corrodo del 1900. Dalla gioia, ecco le rettilineo d'arrivo, mancano 70 metri, 60 metri, 50 metri, 40 metri, 30, 20, 10 e lui dice il campione d'Italia sono io, mi chiamo Samuele Scaffini e conquista una brillante seconda posizione Elian Paccagliella, azzurro della Zanolini su Tirol, terzo è il campione d'Italia degli allievi del 2021, il numero 7 Ettore Pra, primo Scaffini, secondo 10 secondi Paccagnella, terzo Pra a 17 secondi e 9 decimi, quarta posizione Paletti, quinto è Toneatti, al sesto posto la maglia della DP, Tommaso Capueri, il campione d'Italia Samuele Scaffini, team Forte Braccio da Montone. Le autorità procedono con la consegna. Samuele Scaffini, un tricolore importantissimo, il primo che arriva nella categoria agonistica junior per l'Umbria. Un'emozione infinita. Sì, proprio ancora non ci credo per quello che ho fatto e posso dire che non me l'aspettavo, lo puntavo, sono partito per vincere e ce l'ho fatta a vincere.
Sei riuscito però addirittura a stravolgere questo titolo italiano, questo campionato, perché concorrevi con i più forti che hanno avuto anche problemi meccanici. Sì, non sapevo come andava, come andava la gara, e ho detto vabbè, se arrivo sui primi cinque, però visto che le gambe ce l'avevo, e quindi ho dato tutto quello che potevo dare fino all'ultimo.